Per le nostre ferratelle ci servono 200 g di farina, 2 uova, 3 cucchiai di zucchero, 3 cucchiai di olio di semi, 15 g di sambuca, una grattata di limone, panna, fragole, dimenticavo, mezza bustina di lievito. E ovviamente non può mancare lui, il ferro, lo stampo per fare le nostre meravigliose abruzzesissime ferratelle. Bene, cominciamo con la preparazione delle nostre meravigliose, profumatissime, abruzzesissime ferratelle. Allora mamma, tu mi devi aiutare come sempre, sennò che siamo da fare a casa mia, che perché il tempo stringe, quello Luca arriva, c'ha fame, tu grattami il limone e io comincio con impastare le ferratelle. Mettiamo prima i 200 g di farina, eccola qua. 2 uova, una e due. Ma mi raccomando, gratta bene. Ma quante ne fai di ferratelle per i tuoi nipoti? Sei uova. Tante? Se te dico quasi tutti i giorni. Adesso rimettiamo l'olio. E adesso mettiamo la sambuca. Poi mettiamo il tuo limone. Ecco qua. Sì. Vai, metticelo tu, vai. Fallo scendere. Adesso ci mettiamo lo zucchero. E adesso ci mettiamo insieme allo zucchero anche il lievito. Mezza bustina, non vi sbagliate, L'impasto deve risultare proprio così, non deve essere né troppo liquido, ma neanche troppo stretto, La giusta compostezza per poi metterla all'interno del ferro e far sì che si schiacci bene. Anzi, sai che mi ricordo? Quando lo facevi tu, quando lo fai tu a casa con il ferro, che a volte si sente quel rumore e escono fuori i pezzetti? Escono fuori i pezzetti. È troppo. E si taglia con il coltello perché magari avete messo un po' troppo impasto. Che dici, mamma, com'è? Va bene. Bene, vero? Sì. La maestra ha detto che va bene, quindi possiamo procedere. Lo facciamo, ecco, colare l'ultimo che rimane attaccato. Questa, capirai, questa se rimane attaccato qualcosa frusta come tutte le mamme che cucinano. Fammi. Ma sta sambuca! Buonissima! Adesso vado a prendere i cucchiai e cominciamo con le nostre piccole chenelle per metterle dentro. Ma non metti il burro, si attaccano. Che rintronata che sono, meno male che c'è stato. Chi c'ha la mamma, non piagni! È vero, piange la mamma però. Allora, prendiamo il burro. Fate sempre attenzione perché la piastra veramente, il ferro è caldissimo. Quindi andiamo. La prima forse viene un po'... La prima quasi sempre, come ha appena detto mamma, si attacca un pochino, non vi disperate, il ferro raggiungerà una temperatura tale che poi si abituerà al tipo di cottura e vedrete in seconda, terza non si cominciano più a attaccare. Ma non mi metti. Troppo? Andiamo con la prima ferratella, c'è un po' di emozione. Sei emozionata? Vogliamo vedere quel cosetto di... Aspetta, c'ha ragione mamma, vedi che io scappavo e lei invece mi ha preceduto. Adesso vediamo. Vi spiego qual è la nostra tecnica. Di solito la ferratella, che è un biscotto tipico abruzzese, viene fuori piatta. Adesso ve la faccio vedere come viene, è un disco. Ma noi, per questa cena speciale con mio fratello Luca, abbiamo deciso di farne una coppetta. Quindi prendete a casa, anche un semplice bicchiere va bene, ma una piccola boule come questa, dove... La ferratella verrà appoggiata e stretta con le mani e formerà, una volta girata, proprio la forma di questa coppetta. Adesso vi faccio vedere che è più facile. Apriamo il nostro ferro, che in commercio ce ne sono tantissimi. I ferri di una volta ovviamente non avevano la spina, si mettevano sul fuoco, si mettevano sulle piastre a scaldare, bisognava aspettare parecchio tempo. È bella la storia dei ferri abruzzesi, se venite nella nostra terra andateli a cercare, perché nelle case antiche ancora ci sono. L'impasto c'è, adesso vado... Si stringe forte. Sentite? Quello che vi ho detto io. Questo è il rumore classico della ferratella. Che dici, ma apro? E perché c'era caldo, era molto già era caldo. Guardate. Sulla vedete? Questa è la prima, adesso aspettiamo chissà un altro po'. Dipende dal vostro gusto, vero mamma? C'è chi la vuole un po' più chiara, chi la tiene nel ferro perché magari la tiene un po' più scura. Noi vediamo, io siccome sono figlia tua, te la faccio vedere a te, mi dici se la posso togliere. La posso togliere? Sì. Ecco qua, questa è la classica ferratella abruzzese.
Questa la lasciamo dritta, così come la si trova sempre. Questa addirittura, vedete, ha delle scanalature che una volta fredda si può spezzare e quindi vengono quattro ventaglietti. È proprio bella perché è imprecisa dove è più piccola e dove raggiunge la circonferenza corretta. Questa noi lasciamola così a freddare. Invece, con la piccola bulla capovolta, adesso vi facciamo vedere come viene a fazzoletto. Guarda, guarda come esce fuori. Vedi come esce fuori questa? Noi bambini andavamo lì e afferravamo la parte che rimaneva fuori mentre aspettare. Magari ancora non era cotta perché stando fuori appiccicaticcia. Adesso la tiriamo fuori e la mettiamo sulla coppetta. La tenete stretta con le mani. Adesso si comincia a freddare. Guarda, questa la possiamo anche già spezzare. Vi faccio vedere nelle scanalature. E ci abbiamo le prime quattro cialdine. Ferratelle fatte a cialda che le possiamo usare anche su un gelato, per guarnire un gelato. Eccole qua. Ma allora come ti sembra? Beh, la vedo troppo larga. È troppo larga, vero, per te? Vabbè, allora facciamo una cosa, prendiamo un altro, ecco, un bicchiere, che dici messo così? Se vi sembra come mia mamma che vengono un po' troppo larghe, prendete un bicchiere che ha praticamente la parte, diciamo, del cerchio un pochino più stretta. La vogliamo provare col bicchiere? Sì. Stringi, stringi forte. Devo stringere, sennò vengono alte? Sì. Queste venivano date in dote alla sposa, quando si sposava, era il suo corredo. Dentro alla borsa, insieme con le valigie, con le asciugamani, c'è stava pure il ferro. E ogni provincia c'ha il suo ferro, con i suoi disegni. Sono belli, eh? A me me l'hai regalato tu, a me. Sei sposata. No, mi sono sposata, ma allora? Mi regalo lo stesso. Mi piace cucinare, ma certo che sei una gatta. La schiacci tu? Vai, schiaccia. Vediamo se il tuo è più delicato. Beh, il mio in effetti è un pochino troppo largo. Troppa panna e troppe fragole ci devi mettere per riempirlo. Vabbè. Vabbè, niente. L'allieva non ha battuto la maestra. La maestra c'ha sempre ragione. Allora direi, le facciamo tutte col bicchiere, perché a me piacciono di più. Sono più belle le tue o le mie? Sì, però cerca di mettere un po' più poco di impasto. Di impasto? Viene più. Viene più. Più strettina e non si vede questa cosa che esce fuori. Va bene, allora io procedo. Ti porto il taglierino e lo zucchero per tagliare il limone e per condire le fragole. E io intanto comincio a montare la panna. Ovviamente aggiungiamo anche alla panna un po' di zucchero. Dici, che fai? Lo metti alla panna quando la monti e lo metti pure alle fragole? Oh, a me la vita mi piace dolce. Fatemelo fare. Ecco qua. Buonissimo. E adesso è il momento più bello, perché dobbiamo comporre la nostra coppetta di ferratella con panna e fragola. Allora, prendiamo la nostra ferratella fatta così, a coppetta, fatta così, che l'ha fatta mamma. In effetti il suo indizio era più giusto, perché sono un pochino più raccolte rispetto a queste. Poi voi sbizzarrite la vostra fantasia. Si prendono un pochino di fragole, poi prendiamo un po' di panna, la classica fragola con la panna, ce la mettiamo sopra e poi andiamo a guarnire, magari un po' squintate, una di qua e una di là. Ecco qua! Il nostro dolce, ferratelle fatte in coppetta con fragole e panna, sono pronte. Prendiamo la nostra coppa per servirle, la nostra alzatina. E il dolce è pronto, pure questo se lo siamo levate. Andiamo avanti. Vai avanti tu, sta tanto bene seduta qua. Vabbè, avanti io. Avanti. Per le ferratelle si uniscono la farina alle uova, sambuca, olio di semi, zucchero e si mischia. Si aggiungono la scorza di limone e lievito. Formato il composto, si imburre il ferro e si iniziano a fare le ferratelle. Per farle a coppetta usate un bicchiere o una piccola bowl. Si condiscono le fragole con limone e zucchero e si aggiunge un po' di panna.